Buongiorno a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi vi propongo un video tutorial di una ricetta che mi ha dato una collega del mio compagno. È una ricetta che secondo me è veramente eccezionale. Si tratta della polvere di cacao per fare la cioccolata in tazza. Questa collega del mio compagno a Natale ci ha regalato due tazze con due barattolini con questo preparato per cioccolata in tazza. Io l'ho assaggiato, l'ho trovato veramente ottimo, buonissimo, veramente meglio del ciobar. Per quelli che sono i miei gusti, veramente meglio del ciobar, quindi ho voluto la ricetta. E lei gentilmente mi ha dato la ricetta, io ho provato a realizzarla e siccome mi sono resa conto che è una cosa molto facile, alla portata di tutti, ho deciso di condividere con voi la preparazione di questa polvere di cacao. Ve la faccio vedere adesso che l'ho aperta, ragazzi, ha un profumo inebriante, quindi credo che dopo il tutorial mi farò una tazza di cioccolata. Comunque, questa è la polvere di cacao e andiamo a vedere insieme come si realizza. Gli ingredienti necessari sono 100 g di cioccolato fondente, 20 g di cacao amaro, 40 g di zucchero, 15 g di fecola di patate e 15 g di maizena. La preparazione richiede veramente pochissimo tempo, è una cosa semplicissima. La prima cosa che dobbiamo fare è tritare il cioccolato fondente. Io ovviamente l'ho tagliato a pezzettini più piccoli, lo vado ad inserire in un mixer come quello che vedete qua. Questo è un mixer normalissimo della Moulinex e vado a tritare il cioccolato. Adesso che il cioccolato è diventato una polvere, andrò ad aggiungere tutti gli altri ingredienti. Aggiungo lo zucchero, il cacao amaro, la fecola di patate e la maizena. Adesso vado a tritare tutto insieme. Adesso che ho tritato tutti gli ingredienti insieme e ho ottenuto la mia polvere di cacao, vado a trasferirla in un barattolino di vetro. Questo è il risultato finale. Ecco, la polvere di cacao per il cioccolato in tazza si presenta in questo modo. Io l'ho già utilizzata anche per altre cose, ad esempio al mattino ne ho messo un cucchiaino all'interno del cappuccino per dare al cappuccino questo sapore di cioccolato, l'ho utilizzata anche con le torte, quindi nell'impasto della torta, quindi si può utilizzare anche in altri modi, però il suo utilizzo ufficiale, originale, diciamo che è quello della cioccolata in tazza. Io spero che questo tutorial vi sia stato utile, vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, vi do appuntamento alla prossima e vi mando un bacio enorme.